Ha deciso quale sarà il suo ultimo desiderio, signor Brighton? Sì, ho deciso, padre. E dopo averci pensato molto a lungo, ora so quello che voglio. E cos'è che vuole? Vedere il signor Sherlock Holmes. Ho capito bene? Il signor Holmes, il detective, deve portarmelo qui. Ma lei ha soltanto 5 ore prima che... Sì, lo so, io ho soltanto 5 ore di vita. Ed è per questo che devo vedere subito il signor Holmes. Molto bene. Se riesco a rintracciarlo, glielo porterò. Il signor Sherlock Holmes. Senta, Watson. Mi aiuta a fare un esperimento che ritengo oltremodo interessante? Un esperimento? Che genere di esperimento? Oh, niente di speciale. Mi deve stare vicino mentre io bevo questo. Forse le servirà lo stetoscopio. Stetoscopio? È pericoloso, vero Holmes? No, no, sono sicuro di no. Un momento, Holmes. C'è qualcuno alla porta. Aspetti che vado ad aprire. Ispettore Lestrade, non posso dirle quanto sia contento di vederla. Si accomodi. Lei contento di vedermi? Felice. Sì, sì, certo, perché non dovrebbe esserlo? La prego, si metta comodo. Vuole un tè, un caffè, un sandwich forse? No, grazie, dottor Watson. No. Qual buon vento la porta qui, Lestrade? Holmes, ricorda l'assassinio di Phyllis Brighton? Brighton? Phyllis Brighton, quella che è stata strangolata dal marito? Esatto. Da Edward Brighton, il produttore teatrale. Un'ora fa ha espresso il suo ultimo desiderio. Decisamente assurdo, considerate le circostanze. Di che si tratta, Lestrade? Cosa ha chiesto? Lui. Me? Perché? È stato condannato dopo regolare processo. Mi pare non ci siano stati dubbi sul verdetto finale. Ah, di questo può esserne, certo. I tribunali inglesi non commettono mai errori. Però ha chiesto di vederla, Holmes. Lei capisce? Quando è possibile ci teniamo ad esaudire gli ultimi desideri di un condannato a morte. Quando avverrà l'esecuzione? Stasera? A mezzanotte. A meno di 4 ore di vita. 4 ore? Ma non si può fare niente in 4 ore. È quello che ho risposto al cappellano quando è venuto da me. Brighton ha detto perché vuole vedere Holmes? No, è solo un naufrago che si aggrappa all'ultima speranza. 4 ore. Mi è venuto in mente all'improvviso. Ero disteso qui sulla branda e mi sono ricordato di una cosa accaduta quella notte. La notte del delitto, naturalmente. Mi racconti, l'ascolto. Come lei sa, il mio mondo è il teatro. Durante una lunga e, diciamo pure, fortunata carriera, ho prodotto più di 30 spettacoli di successo nei teatri di Londra. Ho avuto il piacere di vederne alcuni. Naturalmente ho avuto l'opportunità di conoscere molte attrici. Ma mi sono sempre guardato bene dal farmi coinvolgere da nessuna di loro. Gli artisti, come lei sa, sono persone a dir poco instabili. Poi ho incontrato Phyllis. Era bella, piena di vita. Assolutamente priva di talento. Mi sono innamorato e l'ho sposata. E fino alla sua morte, avvenuta soltanto 6 mesi dopo, non ho avuto motivi di rimpianto. Ero un uomo felice. L'amavo veramente. E sono certo che lei mi amava. Signor Brighton, ogni minuto conta. Mi racconti cosa è successo la notte in cui morì sua moglie.
Quella sera avemmo una piccola discussione. Una cosa da niente e di nessuna importanza. Scusami, tesoro, se te lo dico, ma non ti pare che sia un po' troppo? Che cosa è un po' troppo? Beh, in particolare il trucco, i gioielli. Stiamo andando ad una tranquilla cena dai Kimballs e tu sei vestita come per la parte di Maria Antonietta. Credevo ti piacesse il trucco di scena. Sì, però soltanto sulla scena. E ora da brava, vai di sopra e truccati da persona normale. Ma mi ci vorrà tempo, faremo tardi. D'accordo, faremo tardi e io chiederò scusa. Sai, Edward, quando ci siamo conosciuti, ti consideravo una specie di mostro. Ti eri fatta questa reputazione. Invece ho scoperto che sei un uomo dolce e gentile. Edward! Edward! Hai un altro attacco! Chiama un dottore! No, no. Ora passerà come gli altri. Mi basterà prendere una boccata d'aria. Edward, io... Tu vai a cambiarti. Io sto bene. Questo è quello che è successo, signor Holmes. Solo una piccola e innocua divergenza. Al processo la servitù, anche i vicini di casa, testimoniarono che c'era stata una lite violenta. Non ho mai capito come abbiano potuto affermare una cosa simile. Dopo che ebbe lasciato sua moglie, che cosa fece? Ho camminato per un centinaio di metri, poi mi sono seduto. Mi sentivo molto debole. Non so per quanto tempo sono rimasto così. Lei aveva già avuto questo genere di attacchi, signor Brighton? Sono iniziati subito dopo che Phyllis e io ci eravamo sposati. Consultai parecchi dottori, ma senza mai poter avere una diagnosi esatta. Feci appena in tempo a tornare a casa. Entrai barcollando ed era là, sul pavimento. Sapevo che non mi apparteneva, ma istintivamente allungai la mano per prenderlo. Non ricordo altro. Quando rinvenni la casa era piena di poliziotti e... Phyllis era morta. Più tardi mi fu detto che mi avevano trovato privo di conoscenza con le mani strette intorno al collo di Phyllis. L'oggetto che ha visto per terra, signor Brighton, che cos'era? È questo che mi fa impazzire. Non me lo ricordo. Sono solo sicuro che era qualcosa che non apparteneva a me. Non ricorda neanche la grandezza, la forma o il colore? Niente di più di quanto le ho già detto. E questi attacchi, lei ne soffre ancora? No, no, durante tutti questi mesi di prigione non ne ho più avuti. È strano, proprio ora che ho solo 3 ore di vita, io mi sento in ottima salute. Questo è molto interessante. Guardia! Mi rendo conto che le ho detto molto poco su cui poter lavorare. Questo è vero, ma come lei sa, in teatro si dice che lo spettacolo è finito solo quando cala il sipario. Sì? Ah, Holmes. Mi sono permesso di chiedere a uno dei suoi uomini di portarmi gli oggetti trovati su Brighton quando venne arrestato. Ma a che scopo? Esiste un incartamento sul suo caso? Ma certamente. Finché Brighton non sarà giustiziato, il suo caso è tecnicamente aperto. C'è anche un rapporto medico su di lui? Un rapporto medico? Non era malato. Ma aveva perso conoscenza. Ah, sì, dicono tutti così, infatti. O qualcuno gli ha dato una botta in testa, o un'improvvisa amnesia, o 50 altri motivi per cui non ricordano mai cosa è successo il giorno del delitto. Questa è procedura normale. Sì? Ah, sì, grazie. Ah, eccolo. Non ci troverà niente lì dentro. Le prove erano schiaccianti. Hanno litigato e lui l'ha strangolata. Dopodiché, a quanto pare, è svenuto. No, non esiste un rapporto medico. Ci sarà un rapporto medico, esattamente fra 3 ore, dopo l'esecuzione. Qui non c'è niente. Ma certo che non c'è niente. Se ci fosse stato qualcosa, avremmo agito di conseguenza. Non c'è bisogno di Sherlock Holmes per risolvere un caso di assassinio. Lei cosa pensa di fare, Holmes? Penso di andare al numero 25 di Hanover Place. Sì, ma fare cosa? È l'indirizzo del tabaccaio che ha preparato questa miscela. Pensa che il tabacco sia importante? Perché dovrebbe essere importante? Brighton fuma la pipa, è il suo tabacco. Dov'è il mistero? Non c'è niente di misterioso nel tabacco, ma in prigione Brighton fumava Sea Shanty. Ottima miscela, ma non ha certo l'aroma dell'Old Tony. Ci sono foglie di Burley, un po' di Lataki e qualcos'altro. C'è anche un po' di Yeniji. Sì, è vero. Avrà provato una miscela nuova, e questo non significa Watson? Che... Uno abituato al Sea Shanty non può fumare questo, è completamente diverso. Ah, esatto. L'avrà comprato, non gli è piaciuto e l'ha buttato. Sul pavimento? Vicino al corpo della moglie? Penso che anche lei sarà d'accordo che non è procedura normale.
Non lo vede che il negozio è chiuso? Ritorni domani. Domani sarà troppo tardi. Dobbiamo vederla adesso. Per cosa? Per un omicidio. Un omicidio? Sì. Va bene, scendo subito. Anche se lei prova che Brighton non ha acquistato il tabacco, chissà quanti altri l'avranno comprato. Quindi dovremmo eliminarli tutti, meno uno. In un paio d'ore? Un tempo maggiore ci farebbe comodo. Ma abbiamo solo un paio d'ore. Esatto. Avete detto omicidio? Mi chiamo Sherlock Holmes, lui è il dottor Watson. Possiamo entrare? Lei è Sherlock Holmes? Oh... Si accomodi. Il mio negozio è a sua disposizione. Grazie, signor Carstairs. Signor Carstairs, immagino lei abbia un registro in cui scrive nomi e indirizzi dei clienti che fumano questa miscela. Sì, certo. Old Tony è una mia miscela speciale. Non tutti i miei clienti hanno il gusto o i soldi per fumarla. Old Tony... un momento solo. Ecco qua. Spero che le sia d'aiuto. Holmes, questo libro è pieno di nomi. Ci vorrà un mese per controllarli tutti e... E mancano solo due ore a mezzanotte. Signor Langsley Priam, 8 Grovely Square. Langsley Priam? Chi è? Non ho la minima idea, ma dobbiamo andare da lui subito. Ma perché da lui e non da un altro? Grovely Square è un quartiere povero, mentre gli altri indirizzi sono in zone molto eleganti. Non riesco a capire. Capito. Grazie, signor Carstairs. Non c'è di che. Sono le 10. Se c'è qualcosa da scoprire, Holmes è l'uomo che può farlo. Chissà dov'è ora. Sembra impossibile. Ho potuto dargli solo un vago ricordo e 3 ore. 2. Era questa la stanza del signor Priam, signor Holmes. Se n'è andato 2 settimane fa e mi doveva un mese d'affitto, quel farabutto. Le ha lasciato un nuovo indirizzo? Oh, neanche per sogno. Solo una nota in cui diceva di avere trovato un lavoro. Un lavoro? Di che si occupava, lo sa? Oh, non sono abituata a ficcare il naso negli affari privati dei miei ospiti. Dia retta a me, le persone che vengono qui è meglio non sapere che razza di mestiere fanno. Che tipo di uomo era? Può descrivermi il suo aspetto? Beh, piuttosto alto e a non guardare troppo per il sottile anche un bell'uomo. Che c'è? È nei guai? No, che io sappia. Non sarete venuti per via dell'eredità, per caso? L'eredità? Beh, non si trattava proprio di un'eredità. Solo che lui la chiamava così, magari scherzandoci sopra. Mi diceva sempre che presto sarebbe entrato in possesso di molti soldi, migliaia e migliaia di sterline. Migliaia e migliaia di sterline e mi deve ancora un mese di affitto. Nessuno ha occupato questa stanza da quando lui è partito? No, è rimasta sempre vuota. Ma se la volete, dovrete pagare la settimana anticipata. Grazie, ma non credo che a noi serva la stanza, signora. Grazie, signora, lei è molto gentile. Che ore sono, Watson? Si è fatta ancora più tardi. 10:15. Appena in tempo per il teatro. Venga, non voglio perdere l'ultimo atto. A teatro? Veramente? E da adesso in poi, chi vorrà la stanza dovrà pagarla in anticipo. Mi creda, Holmes. Trovo che ha scelto il momento meno adatto per andare a teatro. Che cos'è? Guardi dentro e mi dica che cosa ne pensa. È lucido, per scarpe. Lucido nero per le scarpe. Il lucido per le scarpe non è mai in barattoli bianchi. È una scatola da trucco. Trucco? Sta cercando una donna? No, un attore. Un attore? Che in questo momento recita in teatro. È logico pensarlo, Watson. Ma che... Se davvero sta recitando, ci saranno almeno 50 spettacoli a Londra stasera. Se ricordo bene, c'è stata una prima proprio la notte in cui il signor Priam lasciò la casa della signora Cilly. Le piace Shakespeare, Watson? È la cagione, anima mia. Ma signor Holmes, l'ultimo atto è appena iniziato. Non posso calare il sipario se non finisce. E poi come lo sa che è il signor Priam l'uomo che sta cercando? No, mi dispiace, dovrà aspettare che finisca. Io non posso interrompere. Mio caro signore, ne va della vita di un uomo.
Holmes, finalmente, eccolo qui. Temevo di non riuscire più a trovarla. Questo è il direttore di scena, il signor Pettifoot. Prego, Pettifoot, come piede. Sì, il signor Pettifoot si rifiuta di far calare il sipario. Certo, non è nella tradizione del teatro. E ora devo chiedervi di andarvene. Andate. Su, vi prego, andate. Non si agiti. Venga, venga. Vada, Watson, se si affretta ha tutto il tempo per raggiungere la casa dei Brighton. Io non voglio versare il suo sangue, né straziare questa pelle più bianca della neve e liscia come sepolcrale alabastro. Tuttavia, ella deve morire. O peccherà con altri uomini. Non so dove potrò trovare il prometeico fuoco per ridestarla. Quando avrò reciso la rosa. L'ho trovata, Holmes, dove lei pensava che fosse. Bravo, Watson. Cosa fate qui voi due? Signor Pettifoot, lei può salvare la vita di un uomo. Io? Porti subito questo biglietto all'ispettore Lestrade, la prego. Vada! Che ore sono, ispettore? Sono le 11:20. Un messaggio dal signor Holmes, ispettore. È urgente. Chi siete? Che ci fate nel mio camerino? Rispondo alla sua prima domanda. Questo è il dottor Watson e io sono Sherlock Holmes. Quanto alla seconda domanda, siamo venuti per arrestarla per l'assassinio di Phyllis Brighton. Assassinio? Phyllis Brighton? Mai conosciuta Phyllis Brighton? La prima donna in uno spettacolo di terza categoria, una rivista musicale. Amore nella stagione dei Lilla. Comincia a ricordare ora. Ah, quella. Beh, non posso dire di conoscerla bene. Abbiamo lavorato insieme soltanto per qualche giorno. Quella commedia ebbe solo 3 repliche. Mi congratulo, lei è bravo a recitare anche nella vita. 4 mesi fa lei ha strangolato una donna, e non in palcoscenico, signor Bryan. Quello che lei sta dicendo è ridicolo. Trova? Lei e la sua ex prima donna, Phyllis Brighton, avete escogitato un piano. Phyllis doveva farsi notare dal produttore teatrale Edward Brighton per farsi poi sposare. Quindi, piano piano, doveva avvelenarlo mettendo delle piccole dosi di arsenico nel suo cibo. E con lui morto, lei e Phyllis avreste ereditato tutti i suoi averi. Assurdo! Avrebbe funzionato, ma Phyllis si è innamorata del marito. No, ma se ne vada! È stato lei ad avere la lite violenta con Phyllis Brighton. Ed è stato lei a strangolarla. E allora muori anche tu! Holmes! Mm.
Sono venuto qui appena ricevuto il biglietto. Spero di essere arrivato in tempo. Arresti quest'uomo per l'assassinio di Phyllis Brighton e faccia sospendere l'esecuzione di Edward Brighton. Solo il ministro degli interni. Ho le prove, Lestrade. Va bene, Holmes. Quest'uomo è un assassino. È in arresto. Portatelo via per l'uscita secondaria. Holmes, probabilmente io sono un po' emozionato, ma ho visto quell'uomo pugnalarla con quel coltello. Come ha fatto? Adesso le faccio vedere, Watson. Sono certo che lei capirà. Mio caro Watson, ben pochi attori sarebbero sopravvissuti se in teatro si usassero armi autentiche. La lama, come vede, rientra nel manico. È di Lestrade. Spero le piacerà come ricordo del suo ultimo caso. Molto gentile da parte sua. Sì, molto. Attento alla molla nel manico. Ingegnoso? Davvero? Lestrade, venga. Grazie, dottor Watson. Stavamo ammirando il suo dono. Il pugnale? Sì. Buongiorno. Buongiorno, Lestrade. Interessante, no? Sì, sì, è l'ideale per un dramma teatrale. Sembra effettivamente un pugnale vero, ma basta escludere la molla, la lama entra nel manico e l'arma diventa innocua. Il pubblico del teatro è talmente ingenuo. No, non è questo, è che si fa suggestionare, come tutti noi, del resto. Proprio tutti, non direi. Prenda il pugnale e veda se è innocuo. Ora è perfettamente sicuro. Certo. Metta la mano sul tavolo. Ora la colpisca col pugnale. E perché dovrei? Ha paura? No, no. Qui. Mi colpisca con quel pugnale. Non ho intenzione di ferirla. Non può. Lo dia a me. Ha visto? È innocuo. Innocuo? Però non tocchi la molla. Io la sto osservando. Avete ragione tutti e due.